Promessa mantenuta da parte dell'onorevole Franco Picarone, consigliere del Partito Democratico in Regione Campania e presidente della Commissione Bilancio per la città di Agropoli. 500.000 euro il finanziamento approvato dalla Regione quest'oggi, come avevamo anticipato la scorsa settimana sulla nostra emittente, per lo smaltimento della posidonia oceanica accumulata nel tempo sugli arenili della città di Agropoli. È la prima volta che con legge regionale diamo riconoscimento a questo fenomeno e alla necessità di intervenire. Abbiamo fatto sostanzialmente con questo collegato alla legge di stabilità per il 2021 tre interventi. Il primo connesso all'emergenza della stagione balneare del comune di Agropoli, della rimozione delle alghe per consentire appunto che si possa svolgere la stagione balneare. Il secondo riguarda il comune, quindi con un contributo al comune di 500.000 euro per lo smaltimento. Il secondo riguarda un contributo al comune di Casalvelino, specificamente per il fenomeno sempre della posidonia, per le difficoltà di approdo nel porto di Casalvelino, perché sembrano ostruire appunto gli ingressi, sembra che ostruiscano gli ingressi delle barche nel porto. Quindi anche questo è un contributo al comune di 100.000 euro. È arrivato questo in extremis, è stato veramente un miracolo poterlo fare, perché avevamo già sostanzialmente chiuso tutte quante le operazioni del collegato. Il terzo, diciamo, è quello più interessante, è un mio emendamento che commissiona uno studio ad ARPAC, anche mediante convenzione con università o con centri di ricerca, per studiare lo spiaggiamento della posidonia sulle coste campane e per avere risultanze che possano consentire un intervento organico, anche mediante fondi europei o fondi di altra programmazione, diciamo definitivo, strutturale, anche per diciamo valutare la possibilità di produrre ammendanti o organico o compost per l'agricoltura. Quindi diciamo un qualcosa che deve lavorare su due piani. Da una parte affrontare il problema delle emergenze costiere connesse, come lei diceva prima, allo spiaggiamento. Dall'altro poi farne uso prezioso di questa risorsa perché appunto possa essere impiegata in un ciclo circolare dei rifiuti e quindi in un riciclo degli stessi per usi consentiti e che comunque possono essere utili per la nostra agricoltura. Diciamo che con le risultanze di questo studio speriamo di poter programmare interventi più importanti che non sono connessi all'emergenza, perché è un peccato, voglio dire, impiegare risorse che poi non danno una soluzione definitiva. Si procederà dunque nei prossimi giorni alla rimozione di questa pianta che da più di un decennio occupa gran parte dello spazio della spiaggetta storica del porto e da qualche anno quello dell'Idazzurro. Con la pubblicazione, essendo un contributo dedicato al comune, il comune può ottenerlo in tempi rapidi perché è, diciamo, disposto con legge, quindi c'è bisogno soltanto che gli uffici confezionino il provvedimento e possano. Io penso che il comune già può procedere sulla base di quello che è pubblicato in legge, in attesa che arrivi il contributo, perché è abbastanza, diciamo, è molto consolidato, voglio dire, più di questo, è certo. Disposto per legge, quindi non c'è problema. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Agropoli, ne abbiamo parlato con Massimo da lungo tempo, stiamo lavorando a un progetto che possa consentire anche di mettere su, diciamo, un processo che possa consentire anche una lavorazione, anche dare lavoro, perché no, se diventa un ciclo stabile di smaltimento.